Anche l'Ucraina 25 anni fa contribuì al crollo dell'Unione Sovietica. Ricorda i fatti del 1991 sua beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev Halic, intervenendo all'auditorium del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per la conferenza pubblica La difesa della dignità della persona nei paesi post-comunisti. Dopo il saluto del preside Monsignor Pierangelo Sequeri e del direttore della cattedra Karol Wojtyła Stanislav Grigiel, l'arcivescovo Shevchuk parla della Chiesa greco-cattolica ucraina, sopravvissuta all'ideologia comunista, al regime totalitario e rinata non senza difficoltà. Un paese indipendente ma ancora da costruire nel 2001, quando riceve la visita di San Giovanni Paolo II. Ucraina cambiava nel modo veramente non così facile, perché il peso del passato era veramente difficile e pesante. La gente ancora aveva la paura che il comunismo possa ritornare, ma la gente pia, semplice, aveva questa convinzione: se il Papa toccherà il suolo, la terra ucraina, comunismo non volverà più. Allora, questa visita del Santo Padre, del Santo Papa Giovanni Paolo II, era una confermazione, una conferma, un sigillo indelebile della libertà della nostra Chiesa e anche la sovranità del nostro Paese. Oggi lo scenario ucraino è ancora difficile. Il conflitto tra forze di Kiev e ribelli prorussi ha provocato dall'aprile 2014 quasi 10.000 morti. Dal punto di vista sociale, ha spiegato l'arcivescovo Shevchuk, il paese soffre le ferite del passato comunista, con la cellula primaria della società, la famiglia, fortemente danneggiata, così come in tutto il mondo. Le nuove ideologie che disprezzano la famiglia, il matrimonio come l'unione fedele, stabile fra un uomo e una donna. Famosa ideologia del gender sta veramente infiltrando Ucraina, non soltanto attraverso dei famosi fondazioni internazionali che portano queste idee, ma anche dal punto di vista della pressione dell'Unione Europea affinché Ucraina accetti alcune leggi, alcune posizioni scritte nei programmi dell'educazione sessuale e così via. Perciò la Chiesa oggi ha una grande sfida di difendere la dignità della persona umana, ma anche il focolare primario dove questa dignità viene tutelata, la famiglia. Alla luce dell'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia sull'amore nella famiglia, il percorso da compiere per la Chiesa è tracciato. Anzitutto è l'assistenza pastorale, cioè farsi vicino alle persone che soffrono e alle famiglie che hanno bisogno di un sostegno. Stiamo veramente ripensando la preparazione dei coniugi per il sacramento del matrimonio. Poi cerchiamo di sviluppare anche un programma di accompagnamento delle coppie giovani. Stiamo veramente ripensando anche il programma pastorale per le coppie che hanno subito il problema del divorzio. Stiamo creando un programma per i divorziati. Cioè la Chiesa sta cercando di stare accanto a tutti quelli che hanno bisogno della sua assistenza.